Ma quanto fa cagare la scuola oggi? Chi di voi è genitore o, pur non essendo genitore, conosce qualcuno che è un genitore e ha dei bambini piccoli o comunque si stanno approcciando allo studio delle elementari, delle medie e in certi versi anche delle superiori, sa bene quanto faccia cagare la scuola di oggi. Roba che noi che all'epoca dicevamo che la scuola faceva cagare, ci pentiamo amaramente di quello che all'epoca pensavamo. Avendo figli, sono perfettamente conscio dello stato attuale del sistema scolastico, che è una merda. Sapete cos'è che ha fottuto la scuola? Non tanto la quasi fin troppo frequente superficialità in preparazione, un menefreghismo degli insegnanti. Il corpo docente di per sé non è mai stato splendido e perfetto, sono rari i casi in un istituto in cui resta nella memoria tale insegnante. È la tecnologia, a partire da questo cazzo di registro elettronico che è veramente una cosa insopportabile. I compiti, io all'epoca, me li dovevo scrivere sul diario, c'era una cosa, si chiamava diario, lo aprivi e scrivevi. Le ricerche me le dovevo fare sulle enciclopedie, magari i più giovani non lo sanno, un tempo esistevano dei libri grandi, pieni di sapienze, in cui c'era scritto tutto lo scibile. Quando non conoscevo un vocabolo, dovevo prendere il vocabolario. E quando dovevo, faccio un esempio, no? Fare un compito di matematica, dovevo farmeli a mano i calcoli. E le poesie a memoria, e non dimentichiamo tante altre belle sofferenze per l'epoca. Questo perché? Perché praticamente tutto serviva in funzione del fatto di far funzionare sto cazzo di cervello. All'epoca ti dovevano insegnare per insegnarti metodo, prima di tutto, poi ti dovevano insegnare a ragionare, poi ti dovevano insegnare la sfida di quello che facevi, e soprattutto era una lotta non in funzione del risultato finale, ma dell'apprendere, ok? C'era il piacere dell'apprendere, la voglia di apprendere. Oggi non è più così. Dicevamo, il registro elettronico, i bambini non si scrivono più i compiti. Voi non lo sapete, ve lo dico io. I bambini il diario non sanno più cos'è. Si vende perché è un feticcio, ma non serve più, perché tutti i compiti vengono rilasciati sul registro elettronico e il genitore, povero disgraziato, non è che non fa un cazzo la mattina e la sera, ha l'obbligo di andarsi a leggere sul registro elettronico i compiti che deve fare il figlio, perciò già deresponsabilizziamo il figlio. Seconda cosa, le ricerche. Voi lo sapete che i professori, almeno nel mio caso, invitano gli alunni a usare Wikipedia? Vocabolario, non sanno manco cos'è un vocabolario, perché se sono gli stessi docenti che gli dicono usa internet se non conosci una parola, a questo livello siamo. Andiamo avanti, matematica. Ti dicono, almeno nel mio caso, usa la calcolatrice. E poi quando gli chiedi di fare una divisione, una sottrazione, una moltiplicazione, non sanno con carta e penna dove cazzo devo fare, perché c'è un cervello elettronico che ragiona al posto loro. E via così. Non parliamo poi del livello educativo della scuola. Maestri e maestre che si permettono in classe, oltre a usare un linguaggio estremamente colorito, in alcuni casi eccessivamente colorito, si mettono a fare politica. Ah no, perché quello è così, quello è colà, quello è colà. Si mettono a fare ateismo in classe, arrivando a dire sono testimone, solo i cretini sono credenti, non esiste nessun Dio, roba del genere. Poi non parliamo di abbiamo evitato il trauma del gender, ma prima o poi arriverà un governo che lo farà, è questione di tempo. Questa è la scuola di oggi, con professori che sono più interessati al risultato finale, che non si sa come ottengono, perché praticamente tu mi crei degli imbecilli, che da grandi saranno degli imbecilli, che non sanno fare un cazzo, che sono completamente impreparati alle superiori, poi alle superiori, io ancora ci devo arrivare come bambino, quando ci arrivo vi saprò dire, e che guardano solamente il risultato finale, non c'è un benché minimo interesse nei confronti di queste creature e di far sì che abbiano la passione, l'amore per l'apprendere. Voi direte, ma tu parli così perché magari i tuoi figli vanno male. No, al contrario, vanno bene. Ma il problema è che non vanno bene per me, perché mi stanno producendo dei deficienti. Questa è la verità. Che
che se non ci fossimo noi a casa, che ogni tanto gli dai un libro, li stimoli, li fai, in pratica ti creano dei perfetti idioti. Ecco, questa scuola non va bene perché ci stiamo europeizzando, americanizzando. Noi un tempo, fino agli anni 90, eravamo veramente la punta di diamante di questo mondo per quanto ci tenevamo allo studio. Adesso basta, non gliene frega più un cazzo a nessuno perché è più importante il profitto, no? È più importante quell'8, quel 7, quel 9 che ti sei appiccicato con la saliva sulla fronte, non si sa come, perché hai imparato a memoria su Wikipedia, che non farti comprendere, far diventare tuo il concetto e fartici ragionare, sviluppare. Questa è la triste verità. E voi cosa ne pensate? Avete esperienze? Potete testimoniarlo? Fatelo qua sotto per il resto che dire. Tanti like, tante iscrizioni e noi ci vediamo alla prossima.